Nel video precedente vi ho parlato di cosa si mangiasse nella reggia di Versailles di Luigi XIV e di quali fossero le abitudini più tipiche del tempo che rivoluzionarono la cucina di Francia. Oggi invece, nel particolare, mi concentrerò sulla figura della regina Maria Antonietta, sui suoi gusti e le sue abitudini alimentari. Se non hanno pane, che mangino le brioche. No, sicuramente Maria Antonietta non ha mai pronunciato questa triste frase che le è stata attribuita nei confronti del popolo affamato. È ormai certo che la frase risalga molto tempo prima, un tempo in cui Maria Antonietta non era neanche nata. È stata infatti trovata in un libro dello scrittore Jean-Jacques Rousseau, dal titolo Le Confessioni. Nel libro veniva raccontato un aneddoto risalente al 1741, che aveva come protagonista un'aristocratica che la pronunciava. E Maria Antonietta nacque nel 1755, quindi è chiaro che non sarebbe potuta essere l'artefice di questa citazione. Probabilmente sono stati alcuni dei suoi nemici rivoluzionari a identificare Maria Antonietta nell'aristocratica della storia, a causa dell'odio che nutrivano nei suoi confronti, e di conseguenza ad affermare che avesse pronunciato questa famosa frase. Tuttavia, pare che Maria Antonietta amasse le brioche. Nel particolare però preferiva i croissants, come venivano chiamati in Francia, ma a quanto pare ne andava matta già dall'infanzia. La leggenda narra infatti che il croissant fu inventato proprio a Vienna, per celebrare la vittoria contro l'esercito turco, nel 1683 o nel 1686. Nella bandiera turca era raffigurata la mezzaluna, e questo nuovo pane, che poteva essere sia dolce che salato, divenne molto popolare a Vienna e fu chiamato Kipfel, che significa appunto mezzaluna. Anche se comunque non esiste alcuna fonte ufficiale dell'epoca che possa confermare questa storia, probabilmente nacque molto prima, per poi evolversi in Veneto grazie ai rapporti commerciali tra Vienna e la Repubblica di Venezia. Comunque, quando Maria Antonietta arrivò in Francia nel 1770 per sposare il futuro Luigi XVI, pare che alcuni fornai fecero in suo onore dei Kipfels, ma i pasticceri di Versailles modificarono un po' la ricetta, aggiungendo del burro, e presto fu battezzato croissant, anche se ad alcuni non piaceva, e divenne più popolare solo decenni più tardi. Maria Antonietta, a grandi linee, non era una che mangiava molto. Era stata proprio la madre, Maria Teresa d'Austria, a trasmettere a lei e ai fratelli l'abitudine di mangiare in modo misurato. L'imperatrice odiava lo spreco di cibo. Pare raccomandasse che non facessero i capricci a tavola, mangiando tutto ciò che veniva loro servito, soprattutto nei giorni di magro, in cui raccomandava di mangiare tutto il pesce. Ma ordinava invece di limitare il consumo di zucchero e dei dolci in generale. La prole imperiale doveva nutrirsi di zuppa, uova, verdure e frutta, di pochissima selvaggina e stufati. Anche se André Castelot, in una biografia dedicata a Maria Antonietta, scrisse che in Austria, dopo le ore di gioco, divorava con i fratelli e le sorelle piramidi di pasticcini viennesi sgocciolanti di crema sbattuta. Quando Maria Antonietta arrivò a Versailles, trovò un ambiente decisamente diverso, tutt'altro che sobrio, e questo le provocò disagio, visto che secondo l'etichetta di corte la famiglia reale era tenuta a mangiare in pubblico. Pare che lei detestasse questa cosa, anche se cercava di nasconderlo, adottando un comportamento allegro e amichevole, e spesso infatti mangiava in privato, limitandosi a mangiare in pubblico solo in alcune occasioni. Sembra che Maria Antonietta preferisse mangiare la carne bianca, bollita o arrostita, il pesce, i decotti di lattuga e le verdure. Mangiava però pochissimo. A tavola spilluzzicava qualcosa e appoggiava appena le labbra al bicchiere. Secondo la sua cameriera, Madame Campan, Maria Antonietta era astemia, non beveva mai una goccia d'alcol. E per quanto riguarda l'acqua, doveva rigorosamente essere quella di una particolare sorgente a Ville-d'Evreux. Bere acqua in un'epoca con condizioni igieniche che lasciavano a desiderare non era facile. E Maria Antonietta beveva solo questa acqua perché pare fosse l'unica che non la facesse ammalare. Suo marito Luigi XVI, invece, che era un uomo alto e robusto, a differenza di Maria Antonietta era molto ghiotto, e le sue abitudini alimentari scoraggiavano e confondevano Maria Antonietta,
perché pare divorasse tranquillamente qualsiasi cosa gli capitasse, anche quando le circostanze non sembravano adatte. Per esempio, si dice che quando molti anni dopo la famiglia reale fu arrestata e condotta alla Torre del Tempio, lui aveva talmente fame da mettersi a cenare insieme a coloro che erano responsabili della sua disgrazia, e anche in abbondanza. Probabilmente trovava una sorta di conforto nel cibo. Amava particolarmente la carne, non a caso andava sempre a caccia, e non riusciva a fare a meno del vino. Ne beveva talmente tanto che per gli standard moderni probabilmente sarebbe stato considerato un alcolizzato. Pare avesse anche affermato che dopo un buon pasto dormiva decisamente meglio. Un inglese che assistette a un pasto del re e della regina nel 1775 scrisse: «A pranzo le loro maestà hanno chiacchierato e riso molto. La regina è giovane e molto bella, sembra estremamente vivace e allegra, senza i formalismi e le cautele che ci si potrebbe aspettare dal suo elevatissimo rango». E sembra che lo stesso visitatore rimase poi colpito dal pesante silenzio che c'era alla tavola del fratello di Luigi, il conte di Provenza, e sua moglie, Maria Giuseppina di Savoia, che sedevano come due persone impagliate. Un'altra visitatrice inglese, in un'altra occasione, scrisse che i sovrani avevano una tovaglia damascata rossa e oro, senza alcun tovagliolo sulla tavola. I piatti erano d'argento, non puliti e lucidati come l'argento in Inghilterra, ma erano in argento. I sottopiatti, coltelli, forchette e cucchiai erano dorati. Come è consuetudine qui, la loro cena consisteva in 5 portate. La regina mangia vivamente solo dolci, che il re, puntualmente, finisce di divorare mettendo le mani nel suo piatto. A Maria Antonietta i dolci piacevano. Sembra fossero l'unica cosa che mangiava con più voglia e meno moderazione, nonostante le raccomandazioni che si dice la madre le facesse quando era piccola. Amava le torte e i pasticcini e preferiva mangiarli al mattino, per poi concedersi pasti più leggeri nel resto della giornata. Alla linea ci teneva, e forse è proprio per le quantità limitate dei pasti che riusciva a essere così magra, anche se in futuro dovette combattere con l'aumento di peso. Pare andasse matta per la meringa. Non si sa come sia arrivata a Versailles. Si ipotizza tramite Marie Leczinska, la regina polacca, moglie di Luigi XV. Comunque a Maria Antonietta piacevano talmente tanto le meringhe da non riuscire proprio a smettere di mangiarne. La figura di Maria Antonietta è spesso associata a quella dei macaron e viene detto che per lei fossero qualcosa di irrinunciabile. Questo forse è dovuto al grande successo del film di Sofia Coppola nel 2006, che vede Maria Antonietta circondata da un sacco di dolci, compresi macaron. In realtà non c'è nulla di certo a riguardo, e non si sa nemmeno se Maria Antonietta li abbia mai assaggiati, ma è molto probabile di sì. Sembra che al mattino bevesse il caffè, ma aveva un debole per la cioccolata, che aromatizzava spesso con una stecca di vaniglia. Amava gustarla anche in un altro modo. Quando arrivò a Versailles, portò con sé da Vienna il suo maestro cioccolataio, che provò a creare nuove ricette e preparò per lei una particolare cioccolata ai fiori d'arancio, che aveva un sapore più ricco e agrumato, e pensò poi anche a un'altra variante, con la mandorla dolce. Molti nobili, già nel secolo precedente, andavano matti per la cioccolata, che era diventata popolare a corte grazie alla madre di Luigi XIV, Anna d'Austria, ma in particolare grazie a sua moglie, Maria Teresa di Spagna, che ne andava matta, e pare fosse riservata solo a chi poteva permettersela. Maria Antonietta, per mettersi in forma, beveva latte d'asina o di mucca, mescolato all'acqua d'orzo o accompagnato da decorazioni di lattuga. Quando in futuro cominciò a passare il suo tempo al Petit Trianon, amava fare merenda con il latte accompagnato dalle fragole che si trovavano nel suo orto. Anche se a tavola aveva l'abitudine di mangiare poco, si racconta di un episodio in cui cedette alla tentazione. Quando al teatro di Versailles, per diverse sere di fila, fu rappresentata l'operetta dal nome I Mietitori, gli attori che si esibivano dovevano consumare un tipico pasto contadino, una zuppa di cavoli. Sembra che il profumo fosse talmente buono da spingere Maria Antonietta a chiedere di assaggiarla. Gli attori rimasero piacevolmente stupiti, come tutti i presenti, ma la accontentarono subito, e anche nelle successive rappresentazioni fu riservato alla regina un piatto di zuppa.
Forse Maria Antonietta voleva semplicemente conoscere sapori nuovi. Nel 1788 la regina organizzò un banchetto al Petit Trianon. Era talmente abbondante da ricordare le vecchie feste di Versailles. Pare venne servito il doppio delle normali portate. Il banchetto comprendeva 4 zuppe, 2 portate principali, 16 primi piatti, 4 antipasti, 6 arrosti, 2 dessert medi e 16 dessert piccoli, una sequela di patè, costolette, varietà di carni, tacchino fritto, animelle di vitello, porcellino arrosto, anatroccolo in salsa all'arancia, pollo in salsa bianca, stinco di vitello, cappone con mollica di pane, pernice, coniglio, vari prosciutti, uova strapazzate in camicia, bignè, cialde tedesche, una selezione accurata di torte e molte altre portate. Beh, per quanto Maria Antonietta avesse gusti semplici e moderati nella sua quotidianità, non si può dire che non fosse in grado di organizzare banchetti grandiosi quando ne aveva l'occasione. Per ridare un certo lustro alla vita di corte, Luigi XVI e Maria Antonietta inaugurarono con gli anni dei pasti di società, ai quali furono invitati nobili di notevole rango. Anche da prigioniera in futuro Maria Antonietta continuò a mangiare poco, nonostante alla prigione del Tempio i pasti fossero abbondanti. A quanto pare uno dei menù consisteva in 3 minestre, 4 antipasti, 6 piatti di arrosto e poi frutta e qualche dolce. Rosalie Lalmolière, una giovane francese che assistette Maria Antonietta durante la sua prigionia alla Conciergerie, raccontò che era servita con posate di stagno, pulite e lustrate, e mangiava con un appetito abbastanza buono. Spezzava il pollame in due, vale a dire che lo faceva durare 2 giorni. Scarniva gli ossi con una facilità e una cura incredibili. Non lasciava mai legumi, che costituivano il suo secondo piatto. Quando aveva finito, recitava a bassa voce l'atto di ringraziamento, si alzava e camminava avanti e indietro. Era per noi il segnale di andarcene. Si dice che fu la stessa Rosalie a preparare l'ultimo pasto di Maria Antonietta, la mattina della sua esecuzione. Pare si trattasse di un brodo, che lei assaggiò appena, solo per farla contenta, prima di andare incontro al suo destino.